Nella giornata di ieri, giorno di catechismo attivo, i bambini del primo anno della parrocchia Matrice, guidati dalle catechiste Mela e Mariella, hanno contribuito ad allestire un piccolo presepe presso l'oratorio dell'Arciconfraternita, luogo in cui si svolgono le consuete lezioni di catechismo. A dire delle catechiste, costruire il presepe è rinnovarne la forza, la bellezza, è senza dubbio l'opera creativa cristiana più importante del periodo natalizio. Ecco perché tutto deve avere il profumo della semplicità, poche cose, povere, ordinarie, ma da rendere straordinarie. Hanno anche chiarito che quest'anno il presepe è stato realizzato esclusivamente da semplice carta, ma la creatività e la fantasia dei bimbi ha reso ogni personaggio una piccola opera d'arte. Va sottolineato che i bambini proprio in questo periodo, non potendosi dare la mano, hanno formato un cerchio di solidarietà, aderendo altresì all'iniziativa proposta pochissimi giorni fa dall'Associazione Turistica Pro Loco di Mussomeli. La preparazione delle scatole scaldacuore, una raccolta di regali affinché anche le famiglie più bisognose possano scartare dei doni il giorno di Natale. Infatti, dopo aver posizionato il loro personaggio del presepe e cantato canzoncine di Natale insieme ai giovani improvvisati novenari, si sono recati presso la sede della Pro Loco di Piazzale Moncibello per consegnare le loro scatole scaldacuore. Minuziosamente, da sottolineare che i piccoli del catechismo sono stati omaggiati da dolciumi a tema natalizio dal priore dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento.